come stai? Aspetta, aspetta un attimo, questo. No, ma cos'è questo sguardo così spento? Cosa succede? Non riesco a migliorare i voti, vado male, sono sempre annoiato, litigo con amici e famiglia, con tutti. Come posso migliorare? Qual è il mio problema? Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie a questo giovane, a questa persona che ha riassunto le domande che molti mi ponete in questo periodo. Quante volte ci succede proprio quello che tu adesso chiedi, esponi, sottolinei. Parto subito da un esempio ben preciso. Ho qui in mano una lettera. Vedete? La lettera, innanzitutto, è la persona. Ciascuno di noi, ogni uomo e ogni donna, ogni ragazzo e ogni giovane, ogni ragazza. La lettera, ripeto, è la persona. Il francobollo, eccolo qui, vedete? Il francobollo sono i nostri doveri. Le fatiche, andare a scuola, lo studiare, raggiungere degli obiettivi, la buona educazione, le cose che ci tocca fare, i risultati da raggiungere, le prove da superare, le paure, le valutazioni, un esame. Ecco, tutte queste cose, ripeto, se noi coltiviamo la nostra anima, la nostra personalità e abbiamo un contenuto splendido, come ognuno di voi che mi sta seguendo, ma manca il francobollo, il contenuto non parte. Siamo una persona bellissima, sprecata, sprecata, che nessuno conosce. Ma perché tutti o molte persone possano conoscere la bellezza della nostra personalità, la lettera, abbiamo bisogno del francobollo. Certo, uno dice, anche se sbaglio titolo di studio, anche se faccio fatica, ho difficoltà a raggiungere certi obiettivi, non importa, l'importante è concludere, cioè arrivare a una sintesi, a una conclusione. Perché in una lettera, ripeto, che cos'è l'indirizzo? È l'obiettivo. Allora la nostra persona, la lettera, deve avere un francobollo, uno studio, dei risultati, e poi dobbiamo trovare lo scopo della nostra vita, il senso. In tutto questo capite che la fede Gesù Cristo ci viene incontro, perché permettetemi un altro esempio. Nella nostra vita noi possiamo trovarci proprio così, avere tantissimi francobolli. Guardate, guardate questa lettera, guardate che roba. Questa viene dal Brasile. Però se io mi fermo solo all'apparenza, ai titoli di studio per prevalere sugli altri, il farmi vedere, l'avere tanti soldi, i divertimenti, se uno imposta la sua vita solo sullo sport, importante, ma solo sport, solo divertimento, solo amici, rischio di mettere i francobolli sbagliati, quindi la lettera non va neanche avanti, e peggio ancora lascio la lettera vuota. E cosa faccio di tutte queste cose? Capite allora che devo cominciare a riempirla, guardate, devo riempirla di contenuto, ecco la mia personalità. Capite allora che oltre al divertimento, agli amici, allo sport, devo pormi una domanda fondamentale. Sapete qual è? Volete che ve la dica? È proprio questa la domanda. Che cosa so fare? Cosa mi piace? Cosa voglio diventare? Quali sono le mie passioni? Cosa so realizzare? Cosa so costruire? Mi so arrangiare in qualche cosa? Cosa che mi riesce bene? Allora, se noi coltiviamo la passione, tutte queste cose belle, capirete allora che nella nostra vita, pian pianino, questa lettera si riempie, ecco la nostra personalità che cresce. E la fede in Gesù Cristo, in Dio, la ricerca di Lui, mi fa capire l'indirizzo, lo scopo della mia vita. Signore, Dio, creatore del cielo e della terra, mi hai donato questa vita. Cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti da me? Mi hai pensato e come vuoi rendermi felice? Chiediamo al Creatore, è Lui che ci ha creati? Vogliamo chiedere a chi? A chi non ci ha creato, che non ci conosce? Chiediamo al Creatore che conosce tutto di noi. Dice la Scrittura, anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Voi valete più di molti passeri, più di molti uccelli del cielo. Quindi al Creatore dire, Signore, eccomi qua. Fammi scrivere tu l'indirizzo. Cosa vuoi che io diventi?
cosa vuoi che io faccia? Ecco, noi cominciamo a scrivere l'indirizzo. Capite allora che nella nostra vita i francobollo, ripeto, sono i titoli di studio, le difficoltà, le cose che a volte ci tocca fare, non capiamo il senso, ma alla fine se chiediamo aiuto allo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, lui ci farà scrivere l'indirizzo giusto. Allora la nostra lettera finalmente potrà partire. Quindi mi raccomando, devo concludere con uno slogan, altrimenti come fate a ricordare tutto questo? Sii tu il contenuto della tua lettera. Scrivi tu la tua lettera e lascia che lo Spirito del Signore ti aiuti a comporre l'indirizzo e coltiva nella tua vita tanti sforzi. Vedrai che da adesso in poi, chiarito questo, saprai farcela, perché il Signore ti vuole felice e scoprirai nella tua vita, raggiungerai nella tua vita cose grandi che non pensavi, perché in te sta crescendo la stima, l'autostima. Quindi, mi raccomando, affronta le difficoltà, ma a ogni difficoltà puoi conquistare un francobollo. Quindi la tua lettera andrà distante. Capisci allora che senza francobollo nessuno ti conosce. Lasciati conoscere da Dio, lasciati conoscere dal tuo cuore, lasciati conoscere da te stesso, lascia che gli altri ti conoscano. E un giorno, ripeto, finalmente questa lettera potrà aiutare anche altri. Grazie e alla prossima. Ciao a tutti.